trovato il consigliere perfetto che vuole anche guidare il suo matrimonio. Beh, volevo rubare proprio un minuto a questo dibattito, nel senso che volevo intanto salutare tutte le persone che sono intervenute e hanno partecipato al dibattito. E il tema appunto delle periferie comunque è un tema centrale, è stato un tema centrale soprattutto durante la campagna elettorale e soprattutto in questi primi mesi di nostra amministrazione. Prima la mia collega e amica Leda Cagewood ci faceva presente che comunque molti di noi sono la prima esperienza amministrativa e in più il nostro carico di lavoro è appunto aumentato sul fatto che abbiamo ereditato veramente una situazione disastrosa. Però proprio sulle periferie abbiamo cercato di incidere sia a livello di manutenzione sia di messa in sicurezza. Volevo fare un paio di esempi, anche la messa in sicurezza di Fosso Vallelunga, il ripristino di alcune strade soggette comunque a dissesto idrogeologico. Abbiamo riaperto Vero Marco, strada del Palazzo, che più di un anno è stata chiusa, una strada di collegamento importantissimo appunto dei Colli con la zona diciamo pianeggiante e centrale della nostra città. Logicamente una buona amministrazione non si può diciamo limitare a contrastare queste emergenze, ma dobbiamo sicuramente incidere con un piano di rilancio delle nostre periferie, dei siti dismessi e dei manufatti abbandonati. L'assessore Giacomo Cuzzi ci ha illustrato sicuramente il programma che porteremo avanti, guidati dal sindaco Marco Alessandrini. Non voglio rubare altro tempo, ringrazio veramente tutti quanti per essere venuti così numerosi a questa bella iniziativa. Grazie Leila e buonasera a tutti. Naturalmente un saluto al mio illustrissimo collega Matteo Ricci, è venuto da Pesaro a trovarci e ne siamo davvero contenti, all'onorevole Castricone e a tutto diciamo giunta e consiglio comunale che qui sono a vario titolo rappresentati dei consiglieri e assessori in platea, l'ultimo banco ma furono poi. E facciamo la nota, non potevamo mancare a questo incontro che riguarda le periferie come motore di sviluppo urbano e non potevamo farlo perché noi riteniamo che città policentrica non possa e non debba rimanere uno slogan vuoto. Una serie di interventi che noi abbiamo svolto, una serie di iniziative che vanno nella direzione della sensibilità sono state denunciate poc'anzi, non ci ricordo, il tempo è tiranno. E mi ha colpito avete visto che abbiamo una brava presentatrice degna erede di Bimbo Baudo, la quale a un certo punto nel suo nei suoi discorsi citava Renzo Piano. Quando ci sono le periferie è difficile non citare Renzo Piano, urbanistica, procedure del ramento, ma c'è un'intervista che credo una settimana fa, che l'idea abbiamo letto insieme, nella quale il senatore a vita, il maestro insomma, conclamato, ci dice che la missione del XXI secolo dell'architettura è quella di riparare le periferie. Se nel passato, nel secolo scorso, nel secolo breve, era quello di recuperare i centri storici, adesso si va in direzione delle periferie. Perché si fa questo? Si fa questo per una questione che non è solo urbanistica, ma è anche e soprattutto sociale. Renzo Piano in quell'intervista citava, noi siciliani autonomi siamo più di ampie vedute, citava il caso di Parigi, 6 milioni di abitanti, un decimo dei quali 600.000 vive in centro. A Parigi ci sono le banlieue, le cose lì che vediamo in televisione che sono lontane da noi, cioè scontri di piazza nelle periferie più dure, nascono proprio da questo, evidentemente un problema cui la politica non può essere indifferente. Il caso vuole che oggi sia una giornata poi particolare per quanto rilevante, certo volendo fare filosofia, diciamo facendo il sindaco, non riesce a trovare giornate proprio neutre e tranquille, però oggi è una giornata storica per questo comune perché stamattina attorno alle 13.30-14 abbiamo approvato questo piano di riequilibrio economico-finanziario, che è un piano significativo perché vincola questa città sui bilanci delle sue politiche economiche per 10 anni. In realtà c'è una questione, ma non voglio ammorbarvi con
raffinatezza della contabilità pubblica, c'è un problema di spalmamento del disavanzo lungo un lasso di tempo più grande, ma siamo fiduciosi che ciò possa farsi senza incidere nella struttura detto piano. A fianco tuttavia a questo piano, perché noi siamo sì quelli del risanamento, ma siamo consapevoli che non basta il risanamento per suscitare, diciamo, il sorriso del prossimo. Proprio oggi è stato un caso, insomma, fino a un certo punto, con molta soddisfazione ho sottoscritto una cosa cui tengo molto, e cioè un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio. Spiego che cos'è questa cosa e come nasce e dove vuole andare. Io ho passione per, diciamo, l'architettura e l'urbanistica, io ho anche la delega all'urbanistica. Ho passione perché, scherzando, dico che mi piace l'architettura in quanto ha il senso delle proporzioni, che talvolta in altri ambiti della nostra vita viene meno. Quindi quando mi invitano, diciamo, io insomma, non manco quasi mai in questo tipo di, insomma, incontri aventi ad oggetto l'urbanistica, e nel corso di questo incontro è cominciato un dialogo, all'inizio del tutto informale, circa una serie di concetti chiave che noi abbiamo ben presente, noi come amministrazione, sensibilità di cui abbiamo dato sponda nel Dipartimento, per una serie di concetti chiave che ricordo velocemente, sono stati pure, sia pure incidentalmente, citati: dal consumo zero di suolo, alle reti naturalistiche, alla mobilità dolce, alla smart city, al tema macro regionale adriatico-ionico di cui noi siamo parte. E allora, assunti come valori di base questa serie di concetti chiave, abbiamo chiesto alla facoltà di esercitare, all'università di esercitare quella che si chiama la terza missione dell'università, quella cioè di aprirsi al confronto e al dialogo con le istituzioni, che poi è una ricetta banale ma semplicissima in tempi di crisi, le istituzioni devono fare rete tra loro. Il senso dunque è quello di avere un confronto su basi scientifiche circa le plurime occasioni di trasformazione urbana che una città come questa ancora mantiene. Dico ciò in quanto Pescara è una città particolare, caro Matteo, una città con una scarsa estensione territoriale, 33 km quadrati, con una forte densità abitativa, perché i nostri, diciamo, 120.000 abitanti distribuiti in questo fazzoletto di terra danno una densità territoriale molto ampia, che ha subito processi talvolta tumultuosi di crescita e non sempre ordinati, e che mantiene ambiti di intervento molto importanti. Mi sembra di aver capito che tu sei arrivato in treno, quindi avrei subito capito cosa significa area di risulta, cioè quel gigantesco spazio che sta davanti alla stazione. E ce ne sono altri. Fra questi vi è naturalmente il, diciamo, mi piace utilizzare questa espressione, cioè i visibili segni di archeologia industriale che ancora ci sono in questa città, che è pure una città di terziario, che l'industria certamente l'ha conosciuta anche qui lateralmente, però ci sono dei segni visibili, questi brown fields che vengono chiamati, no? Delle linee marroni, adesso non c'è più nulla. Quindi vogliamo naturalmente lavorare su queste aree, vogliamo lavorare per una loro progettualità, e vogliamo, e da ciò la richiesta di, come dire, contributo all'università. Una città è come un organismo vivente, se tu fai un intervento al braccio, esso ha dei riflessi sul domino, che è un paragone molto stupido, ma per intenderci. L'idea cioè che noi, più di ogni altra cosa, nel governare i fenomeni di gestione del territorio dobbiamo evitare doppioni e duplicazioni, e dobbiamo garantire coerenza sistematica al disegno, onde evitare appunto queste duplicazioni, che secondo me sono il frutto di un'era politica ormai giurassica, in cui si pensava che ciascuna comunità territoriale potesse avere il porto, l'aeroporto, il teatro, la chiesa, l'auditorium, cose di questo tipo. Perché adesso evidentemente occorre, diciamo, specializzazione e intersettorialità. Quindi mi pare che questo odierno pomeriggio, che fa seguito, lo citava prima l'assessore Cuzia, noi cerchiamo sempre di continuare il confronto con le persone, anche in un momento come questo, e qui c'è una crisi della rappresentanza, cominciando da quella politica, ma
a maggior ragione un buon motivo per continuare a farlo. Ieri ci siamo confrontati anche con qualche ruvidezza con il mondo del commercio, Cuzzi infatti è svenuto, si è andato a riprendere probabilmente. Oggi lo facciamo sulle periferie, chiedendo naturalmente il contributo del nostro amico Matteo Ricci e dell'esperienza di Pesaro, e lo facciamo in nome e per conto di una città migliore in cui la qualità della vita non è, diciamo, un optional, in cui la bellezza dei luoghi cerchiamo di preservarla. Sapete perché? Perché il PIL non misura la felicità, e la felicità è importante nella vita delle persone, a cominciare dal poter avere percorsi di vita in ambienti che siano i più confortevoli possibili. Trascuro poi le notazioni circa i riflessi, diciamo così, di ordine pubblico che le desertificazioni urbane hanno, un luogo non vissuto più facilmente attiri la marginalità. Vi risparmio la teoria della finestra rotta, questo lo ripetiamo un'altra volta. Vi ringrazio naturalmente per questo invito e lascio il microfono alla brava presentatrice, grazie. Prima di passare la parola a Roberta Stricone, saluto il nostro presidente di provincia Antonio Di Marco, che appena arrivato. Onorevole Antonio Di Marco. Ma io sarò realmente breve, perché penso che tutti quanti siamo venuti qui per ascoltare non solo gli interventi, ma in particolare quello di Matteo Ricci, che ci ha fatto questa cortesia, diciamo, di venire qui, di dare un contributo in una città che, per quello che conosco io, ha diverse analogie, anche se magari uno sviluppo economico diverso rispetto a quello di Pescara, ma diverse analogie per dimensione demografica, per una serie di cose che poi toccherà a te dire. E siccome molte cose sono state dette, siccome non è il caso di avventurarsi soprattutto su questioni che riguardano lo sviluppo urbanistico, in quanto persone molto più autorevoli di me hanno detto, io lascio diciamo una semplice riflessione. Se vogliamo che si lega alla questione urbanistica, o che si lega soprattutto a quello che è il tema appunto che citava Marco, e apro e chiudo una parentesi, Matteo è stato anche autore di un libro che si chiama L'Italia, la ricerca della felicità, dove appunto diciamo, si raccoglie e si esprime quel concetto che è di natura sociologica, appunto, cioè il tema di dire di come mettiamo insieme complessivamente una città, di come evitiamo che ci siano cosiddetti spazi di interdizione, che molto spesso ci sono, che sono fisici, che molto spesso, ancora più spesso, sono di carattere sociale, e di come cerchiamo di evitare che una città, un grande aggregato, che è cresciuto in maniera tumultuosa, come il sindaco diceva, in qualche misura eviti di incorrere in quello che i sociologi più famosi chiamano, diciamo, la mixofobia, cioè la fobia di mischiarsi con le altre culture, con le altre persone, anche con le altre scale sociali, se vogliamo utilizzare ancora questo termine, forse un po' antico. E rispetto a questo penso che Pescara, per vocazione naturale, abbia in realtà un concetto più di mixofilia, cioè di capacità di sapersi mescolare, di saper essere accogliente, in qualche misura di saper mettere insieme periferia e centro. Certo, rispetto a questo noi però scontiamo la difficoltà di questi tempi, scontiamo la difficoltà di interventi, di presenza anche della mano pubblica rispetto a questo, e penso che noi abbiamo assolutamente la necessità anche di guardare, apro e chiudo questa parentesi, un pezzo importante di sviluppo di questa città e complessivamente di un'economia che gira e che parte da questa città, anche attraverso la soprattutto attraverso la riqualificazione delle periferie, attraverso la riqualificazione edilizia, attraverso la riqualificazione di carattere urbanistico, attraverso la capacità di saper capovolgere un po' il concetto di una città che tende a riversarsi verso il centro, ma che sia appunto policentrica e che sappia immaginare per se stessa più centri o comunque più luoghi per poter vivere. E l'assessore, così come il sindaco, hanno ricordato anche alcune di quelle cose che rientrano esattamente in quel passaggio che ha fatto Don Massimiliano, cioè quello di non guardare, di non cercare di togliere il male, ma appunto di cercare di fare il bene. E fare il bene a volte, anzi molto spesso, in queste realtà significa anche mettere i servizi, far capire che anche lì non ci sono cittadini che sono più sfortunati di altri, ma cittadini che hanno
ai quali possono essere dati servizi e cura e attenzione quelle degli altri cittadini. Io mi fermo qui perché penso che sia arrivato il turno di Matteo, e poi è l'unico che non diamo un tempo, ma diamo tutto il tempo che vuole per poter dare la sua opinione. Grazie. Grazie Antonio. Se si va, faccio una piccola presentazione. Se si va sul sito di Matteo Ricci, ma anche su Wikipedia, la prima cosa che si legge è nato a Muraglia, quindi un quartiere popolare di Pesaro, leggo, dove tante case a due o a tre piani vengono costruite nel fine settimana dai nostri extracomunitari, cioè gli italiani che erano emigrati in America o in Europa alla ricerca di un futuro e tornati in Italia con qualche soldo messo da parte con sacrifici estremi si facevano una casa. Quindi questa è la prima cosa che si legge sul tuo sito, ma anche sulla tua scheda in Wikipedia, quindi ancora prima che come amministratore possiamo dire che come uomo, no? C'è una sensibilità particolare, uomo nato in periferia sulla tematica che affrontiamo oggi. Sì, grazie, grazie per l'invito e grazie anche per avermi presentato con questa breve descrizione che forse è la cosa migliore che potevi fare per presentarmi, quella che mi riempie maggiormente di orgoglio. Con Toni ci siamo conosciuti proprio per questo motivo, eravamo al 50° dell'arrivo dei primi italiani a Wolfsburg, mi dispiace per gli interisti ma era quella la città, per gli interisti era. Wolfsburg è la città della Volkswagen perché è la città che ha sconfitto l'Inter ed era la città dove migliaia di italiani sono emigrati per andare a lavorare e tra questi ce n'erano molti della Brust ma ce n'erano anche tanti delle parti nostre. L'esperienza della mia famiglia invece è un'esperienza che ha visto una migrazione verso il Belgio. La mia famiglia viene da Miniera di Urbino, ovviamente Miniera il nome non era casuale perché c'era una vecchia miniera di Zolfo e ovviamente c'erano lavoratori che quando quella miniera ha chiuso erano ricercatissimi in Belgio negli anni 50 per andare a lavorare nelle miniere di Charleroi, in particolar modo vicino a Marcinette, tutti voi conoscerete per le tragiche, per il tragico evento di Marcinette. Perché parto da qui? Perché noi a Pesaro abbiamo vinto le elezioni l'ultima volta con un largo consenso, anche perché ancora c'era chi parlava delle periferie di Pesaro come del contado, cioè il capogruppo di Forza Italia parla delle periferie di Pesaro come del contado, cioè il centro e il contado è, come dire, ci sono i contadini nel contado, mentre invece la città di Pesaro, come gran parte delle città delle Marche, sono state fatte, le periferie di queste città sono state fatte da questi lavoratori. Quella è stata la dinamica sociologica. Negli anni 50 sono andati all'estero, affamati di lavoro e affamati nel vero senso della parola. Negli anni 60 è partito lo sviluppo da noi, in particolar modo del mobile, delle imprese del mobile, della meccanica, e quindi sono tornati dalle aree interne, sono scivolati verso la costa perché lì c'erano le fabbriche e come è capitato per la mia famiglia, il fine settimana venivano a costruire la casa in autocostruzione con il sacco di cemento della 500, sabato e domenica si costruiva la casa e si ritornava nel paese d'origine. Allora io ricordo questa storia perché dentro le periferie delle città, nel mio caso questa è la storia, nel caso di Pescara e altre città magari le storie sono altre, c'è l'anima di una città, c'è l'anima di una città, c'è lo sviluppo di una città, c'è l'anima popolare di quella città. E quindi, ad esempio, noi nel nostro territorio abbiamo un problema opposto. Abbiamo molti più problemi da sviluppare nel centro e al mare che nei quartieri, perché nei quartieri c'è stata forse anche per questa storia un'attenzione molto molto particolare. Però noi dobbiamo inserire questa discussione che oggi avete fatto, io voglio fare i complimenti al vostro sindaco perché fare il sindaco in questo momento è complicatissimo. Fare il sindaco ereditando la situazione che lui ha ereditato a Pescara è ancora più complicato.
essere riusciti dopo pochi mesi ad impostare un meccanismo di riequilibrio di bilancio che dà stabilità, dà serenità ai cittadini di Pescara, è già di per sé un grandissimo risultato. È evidente però che noi ci troviamo in un contesto molto complicato. Tutti, cioè, chi mi conosce sa che io difendo molto Renzi, l'azione che sta mettendo nel governo, la grande carica, la grande forza che sta mettendo. Purtroppo però devo dire da sindaco che sugli enti locali le cose sono cambiate poco. Ci ha dato una mano sul patto di stabilità, un po', una piccola mano, ma noi quest'anno abbiamo l'ennesimo taglio profondissimo sui comuni. E sono pochissimi i comuni in Italia che riescono a fare il bilancio. Tant'è che ieri c'è stato un direttivo nazionale dell'ANCI, abbiamo chiesto con urgenza un decreto legge enti locali, perché se non vengono affrontate in maniera urgente alcune questioni, molti comuni italiani non sono in grado di fare bilanci. Se non vengono affrontate con serietà alcune questioni legate alle province come enti di secondo livello delle città metropolitane, le città metropolitane non partono e le province vanno in default, con una situazione nella quale nessuno investe nelle strade, nessuno investe nelle scuole e quindi con una situazione molto molto grave. Quindi questo è il contorno dentro il quale ci muoviamo. A questo ci aggiungiamo una crisi economica profondissima che immagino ha cambiato profondamente Pescara, come ha cambiato Pesaro. Pesaro era una delle città in Italia dove era più bassa la disoccupazione, eravamo l'1,7 di disoccupazione. Siamo arrivati all'8,5, certo non è la media nazionale ma è l'8,5. E l'aspetto psicologico in una città non abituata alla disoccupazione è stato dirompente. Non è un caso che da noi nel 2013 sia stata una delle città dove Grillo ha preso di più, il 33%. Perché la rabbia sociale, quando tu non sei abituato ad un fenomeno, è maggiore, anche se tu sei ancora sotto la media nazionale di tutti i problemi. E purtroppo la crisi sociale è ancora profonda, ci sono dei segnali di, insomma, di timida ripresa, segnali di positività. È chiaro che noi abbiamo avuto una condizione di grandissima sofferenza sociale, occupazionale, per noi mai vista prima. E quindi abbiamo una situazione di, la semplifico così, bisogni crescenti e risorse calanti. Per questo dico fare il sindaco in questo momento è da fuori di testa, perché le esigenze dei cittadini sono sempre di più e le risorse purtroppo sono sempre meno. Però è chiaro che noi dobbiamo in questo momento mettere in campo l'innovazione che serve. Quando ho un'idea, non ho un quattrino, ma le idee fortunatamente non ci mancano, in genere faccio questa cosa, se è d'estate, faccio una passeggiata nel lungomare sulla spiaggia e vado a trovare il mio amico bagnino e gli racconto mezz'oretta tutte le ultime elucubrazioni mentali che mi sono venute in mente. E lui mentre fa il caffè mi ascolta mezz'ora senza aprire bocca, alza la testa, mi guarda e mi dice: bello Matteo, ma tutte le cose che vuoi fare come le fai? In dialetto pesarese dice: chi pega, chi paga. Allora è chiaro che se noi vogliamo innovare dobbiamo innanzitutto cogliere una grande sfida, che è quella dei fondi europei, che è adesso. E noi qui abbiamo la similitudine, perché entrambi siamo nella macroregione adriatico-ionica. La macroregione adriatico-ionica, al di là, diciamo, di ciò che può del fascino che ha già di per sé evoca, è una grande opportunità, perché noi, se costruiremo progetti comuni delle regioni adriatiche, comuni delle regioni adriatiche italiane con l'altra parte dell'Adriatico, avremo priorità rispetto ad alcuni progetti europei e quindi maggiore capacità di spesa. Allora, la possibilità di trasformare le nostre città, di cambiare le nostre città in un momento di difficoltà economica nella quale ancora siamo, in un momento di bisogni crescenti, viene in gran parte, è iniziata la partita, no? Ancora no, avvisatemi, perché penso che quello sia il limite massimo dove si può arrivare. Allora, facciamo in tempo. Quindi è evidente che se noi vogliamo provare a concretamente a trasformare la nostra città, quella è l'occasione. E quindi dobbiamo muoversi, attrezzarci se non si è attrezzati e metterci al lavoro, perché il momento è questo e non possiamo lamentarci se poi non coglieremo le occasioni che dobbiamo cogliere. E quindi questa è una fase fondamentale, perché lì passa una gran parte delle nostre possibilità di sviluppo.
L'altra parte è invece nelle cose che avete detto, nell'impostazione nuova dello sviluppo. Ovviamente io non conosco bene la situazione di Pescara, però immagino che l'Italia è così ovunque. Noi abbiamo costruito troppo e male. Oggi abbiamo una marea di invenduto. L'edilizia rimane uno dei motori fondamentali della ripresa economica. Nel mio territorio non c'è più impresa edile di una certa dimensione, sono fallite tutte, sono in concordato, sono rimasti solo i piccolissimi. E sapendo che l'edilizia è un traino per la ripresa, noi dobbiamo pensare a una nuova edilizia. Prima qui veniva fatto l'esempio che avete un'esperienza di case popolari, di edilizia sociale molto forte. È chiaro che lì l'unico modo è cercare di fare comprare un po' di appartamenti che li può riscattare, usare quei soldi per trasformare il vecchio. Non c'è altra strada, però. Oltre i fondi europei, oltre le politiche regionali. Ma è chiaro che oltre l'abitazione sociale, ognuno di noi mi dica qui, alzi la mano qui, chissà quanto consuma energeticamente la propria abitazione. Chi lo sa? C'è qualcuno che è consapevole di quanto consuma energeticamente la propria abitazione? Non lo sa nessuno. E noi in gran parte viviamo in abitazioni, belle o brutte che siano, che dal punto di vista energetico sono disastrose. Disastrose. Allora, una delle esperienze che abbiamo fatto, che secondo me si può ripetere, io ne ho parlato anche con Realacci, secondo me deve diventare iniziativa nazionale, che ha avuto un grande successo, è questo. Fondo Sociale Europeo, già che ne parlate con il Presidente della Regione di questa cosa, o con la provincia, se è la provincia che gestisce ancora una parte del Fondo Sociale Europeo, nel nostro caso ancora in parte la provincia. Fondo Sociale Europeo, noi ci lamentiamo spesso del fatto che la formazione è fatta più per i formatori che per i formati. Se crediamo nella trasformazione urbana, nell'efficientamento energetico, noi dobbiamo fare la formazione di alcune figure lavorative nelle abitazioni dei cittadini di Pesaro e di Pescara. Quando io ho detto questa cosa l'anno scorso, quindi come la formazione dentro le case? La formazione dentro le case. Mi dice non si può fare, perché la formazione la si può fare o in aula o nei luoghi di lavoro. Bene, qual è il luogo di lavoro di una ristrutturazione edilizia? La casa. Quindi abbiamo impostato un meccanismo di questo tipo, fondi per la formazione del Fondo Sociale Europeo, 30 disoccupati, in gran parte tecnici già, geometri o cioè, minimo non geometri, ma disoccupati per motivi che immaginate, 100 abitazioni di pesaresi che si sono proposti. Questi ragazzi, abbiamo fatto un accordo con l'Istituto di Architettura, questi ragazzi hanno fatto una parte di formazione in aula, è una parte di formazione nelle case dei pesaresi che si sono proposti. E quindi andavano a casa di Antonio e in due mezze giornate, con la strumentazione che abbiamo, che ovviamente con quei fondi si è comprata, e in due mezze giornate dicevano ad Antonio quanto sconsumava e sprecava la sua abitazione dai muri, dagli infissi, dalle finestre, quanto sprecava e consumava l'impianto di elettrico, di climatizzazione, gli elettrodomestici, il pavimento e via dicendo. Alla fine delle due giornate, in verità ci ha parlato un po' di più perché volevano svilupparlo, ad Antonio è stato dato il check-up energetico della sua abitazione, con gli incentivi che ci sono, che il governo ha rinnovato. Tant'è che chiunque si occupa un po' di edilizia sa che i pochi lavori che ci sono in ristrutturazioni legate agli incentivi sull'efficientamento energetico. E tra i mutui che sono ripartiti, pochi ancora ma che sono ripartiti, quelli che le banche concedono leggermente meglio rispetto agli altri, cioè che concedono, perché spesso non li concedono, sono quelli legati all'efficientamento energetico. Perché? Perché dall'efficientamento energetico tu hai già una garanzia di rientro del mutuo che prendi. Allora, questo giochino qui ha rimesso in moto, ovviamente un microcosmo, perché funziona se quest'anno riusciremo a moltiplicarla per x volte, un meccanismo economico, perché quei 20 lavoratori si sono riqualificati in un settore strategico. Quelle 100 famiglie magari sono più consapevoli dei problemi energetici che hanno e magari un terzo di quelle famiglie metterà in moto un micro cantiere
chiamando quelle aziende edili della termoidraulica, dell'impiantistica, dove quei 20 disoccupati magari potrebbero trovare lavoro. Allora, voi immaginatevi questo esperimento moltiplicato per 100, per 200 in tutte le realtà italiane, senza spendere un euro in più, utilizzando in questo caso meglio i fondi europei destinati alla formazione e al lavoro. L'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo detto, e qui ovviamente non, magari non tutti i comuni possono permetterselo, abbiamo detto dimezziamo gli oneri di urbanizzazione per coloro che costruiscono o ristrutturano in classe A, perché se tu vuoi spingere quel tipo di edilizia devi incentivarla, e l'incentivo che il comune può dare è quello di un dimezzamento, di un'agevolazione degli oneri di urbanizzazione se tu vuoi spingere in quella direzione. Ecco, io su questo tema della riqualificazione energetica degli edifici credo moltissimo. Noi ci giochiamo una grande parte dello sviluppo economico dei prossimi anni. Abbiamo bisogno di un lavoro comune con, scusate il gioco di parole, comune, regione, Stato, se ci crediamo per davvero, perché altrimenti abbiamo tutti interventi estrapolati, diciamo non collegati fra di loro, incentivi nazionali, politiche regionali, tentativi comunali, ma abbiamo bisogno di metterli insieme in una figura comune. E voi capite che questa cosa vale per tutta la città, ma immaginatevi quanto vale nelle periferie dove gran parte degli edifici sono stati costruiti negli anni 50, negli anni 60 e negli anni 70 sono quelli dal punto di vista energetico peggiori, perché quelli antichi erano energeticamente sicuramente molto migliori di quelli fatti in quei decenni. Noi abbiamo mantenuto, abbiamo trovato un escamotage, i quartieri, anche qui, da noi si dice di pacacate, di stupidaggini ne sono state fatte parecchie, no? Il problema dei costi della politica erano i quartieri. Da noi il quartiere era un esempio virtuoso, nato negli anni 70, con una grande opportunità di partecipazione. Non ci sono più quartieri, abbiamo fatto le associazioni di quartiere, tutto volontariato, ma con le elezioni, ovviamente abbiamo approvato lo statuto di consiglio comunale, dell'associazione dei quartieri di Pesaro, tutte le forze politiche d'accordo, sono associazioni di volontariato. Ma quelle associazioni di volontariato non solo ci hanno garantito un presidio quartiere per quartiere, e capite questo quanto sia importante. Dicevo prima a Toni che, insomma, quei nostri consiglieri di quartiere spesso e volentieri, anzi sempre, hanno le antenne molto più in linea con il popolo che le nostre sezioni, anche per essere molto chiari, perché facendo volontariato in quei quartieri diventano tra l'altro dei grandi riferimenti politici, quelli che vengono ovviamente dalla nostra parte. Ma al di là di questo, che è un aspetto più politico, intorno all'associazione del quartiere è nata l'associazione dei volontari del quartiere. Noi abbiamo già ormai in 7-8 quartieri della città i volontari che si occupano del verde. Persone magari in pensione ma con ancora in gamba, che sanno fare di tutto, che aiutano il comune, che non arriva più dappertutto a tenere a posto i falchi, a tenere a posto le ruote, che ci aiutano. Abbiamo, da lì è nato tutto il servizio legato all'infanzia, alla scuola, quindi persone che aiutano i bambini ad andare a scuola, percorsi di scuola, per andare a scuola sicuro, i nonni vigili, tutta questa storia qua. Se noi non avessimo avuto le associazioni di quartiere, quella roba lì non sarebbe mai nata, perché non nasce in comune. Quella roba lì nasce nei territori, no? Nasce nel coinvolgimento delle parrocchie, dell'associazionismo locale che c'è, nasce se tu stai quotidianamente in quel terreno. È chiaro che è tutto volontariato, quindi è tutto nella disponibilità delle persone di impegnarsi. Però se è un'esperienza che pensate possa essere utile, insomma, ve la giro, è molto semplice da organizzare, in verità è una cosa semplicissima, più difficile da raccontare che da fare, ma che comunque sta dando dei risultati importanti di presidio sulle periferie e nei territori. L'altra cosa che abbiamo fatto 10 anni fa, in verità questa, abbiamo avuto un'intuizione che ha cambiato profondamente i quartieri, li ha messi in contatto con il centro in maniera differente. Questa era una città di quasi 100.000 abitanti, tutta pianeggiante, con le colline intorno, fatta un po' così. Quindi collini intorno, c'è cioè i due colli, uno che si separa da Capice e l'altro che si separa da Fano, ma la città è all'80% pianeggiata. 10 anni fa ero a Berlino, torno da Berlino, ero consigliere comunale, all'epoca capo del consiglio, torno da Berlino e ho un incontro in comune con il sindaco, quello che attualmente abbiamo candidato alla presidenza della regione, speriamo che vinca.
torno da questo, da Berlino, mi era rimasto nel cappotto la cartina dell'Uban. Tiro fuori questa, l'Uban è la metropolitana tedesca, tiro fuori questa cartina e gli dico: noi dobbiamo fare questa roba qua. Lui mi guarda e dice: te sei fuori, come la metropolitana pesa, una città di 100.000 abitanti, dove andiamo? Dice: no, noi facciamo la bicipolitana. Ogni anno inauguriamo un tratto di piste ciclabili, lo numeriamo, lo coloriamo come fosse una metropolitana, perché in una città che in 20 minuti in bicicletta la attraversa da nord a sud, da est a ovest, tutto è pianeggiante, noi non abbiamo bisogno della metropolitana, la nostra metropolitana è la bicicletta. Abbiamo fatto una scelta di questo tipo, siamo arrivati a 80 km di piste ciclabili, abbiamo collegato il 70% dei quartieri. L'obiettivo della mia legislatura è arrivare ai quartieri più periferici, quelli più lontani, e le piste ciclabili, noi siamo in questo momento la quinta città ciclabile in Italia, ma l'unica ad avere la bicipolitana, è diventata anche una grande, non solo un elemento di qualità della vita, ma una grande opportunità anche turistica, almeno questo è quello che vorrei far diventare per Pesaro. E a proposito di felicità, oggi la giornata mondiale della felicità, non a caso il vostro sindaco ha fatto questo esempio, se ne sta parlando molto oggi. Io so bene che noi in questo momento abbiamo vissuto senza lavoro, senza ricchezza, insomma c'è la disperazione. Però in una città alcune cose possono fare la differenza. Se noi avessimo guardato rispetto alle ciclabili esclusivamente al PIL, una ciclabile che PIL produce? Sì, la realizzazione, la manutenzione della ciclabile è quasi zero, è pochissima la manutenzione della ciclabile. Un po' di PIL lo produce, perché ogni tanto mi invitano a inaugurare un negozio di biciclette, quindi sicuramente è aumentata la vendita di biciclette. Ma quanto vale poter andare al lavoro in bicicletta invece che in macchina? Quanto vale in termini di inquinamento mancato? Quanto vale in termini di salute di movimento? Quanto vale poter mettere il proprio figlio col caschetto nella bicicletta e mandarlo in palestra, al campo sportivo, a scuola con la bicicletta? Allora, questi investimenti fanno, a mio parere, la differenza rispetto a un modello di sviluppo rispetto all'altro. Poi io so bene che Pesaro ce la farà, che Scala ce la farà se riparte il lavoro. Ma se noi pensiamo a un nuovo modello di sviluppo, abbiamo bisogno di pensare a una nuova edilizia, e mi pare che ho sentito delle idee molto buone, abbiamo bisogno di pensare a una nuova mobilità, abbiamo bisogno di pensare luoghi di aggregazione differenti. Ecco, è evidente che è difficile mettere in relazione realtà che hanno una storia differente, però questa secondo me è anche la fase nella quale abbiamo bisogno di coraggio, di scelta innovativa. Ad esempio nella mia città io sto cercando di spingere fortissimamente sul turismo. Noi non siamo stati fino adesso una città turistica, era una città industriale. Fortunatamente dal punto di vista urbanistico tre anni industriali sono state pensate fuori dalla città, ma noi siamo la città industriale, stiamo cercando di spingere dal punto di vista urbanistico, e la sfida che abbiamo è quella di una città più vivace. Noi siamo vicini alla Romagna, cioè io ho passato la mia giovinezza a fare l'esodo verso la Romagna, a rischiare la vita, non so quanti morti ci sono stati per poter andarsi a divertire in Romagna, perché penso non c'era niente. E l'idea è di una città più vivace, perché secondo me una città più vivace è più sicura. È una sfida culturale, ovviamente potete immaginare la gente che si lamenta perché sta facendo aprire i locali, stanno incentivando l'apertura dei locali, la musica, la città della musica, eccetera eccetera. Ma è una sfida culturale, una città che non è pronta. E se voi prendete le cronache di Pesaro, ogni tanto sono polemiche perché io spingo in questa direzione e la città si lamenta. Ma questo è il momento in cui servono scelte coraggiose se vogliamo pensare a un modello di sviluppo, perché il mondo che abbiamo conosciuto fino al 2008 non tornerà più. Non tornerà più a Pescara, non tornerà più a Pesaro. E quindi noi, ogni città è frutto della sua storia. Io sono partito da Muraglia apposta, ma è anche in questo momento frutto della nostra capacità di immaginare il futuro, della nostra capacità di innovazione e di dargli gambe programmatiche finanziariamente attraverso le opportunità che ci sono. Infine, ho capito che insomma questa è una realtà densamente abitata, quindi è una realtà molto diversa, però fatemi dire una cosa generale, anche perché anzi mi sto occupando più di forma. Dobbiamo anche cominciare a dire un'altra cosa, però oltre a chiedere al governo di più e meglio, sono cercare di capire la tendenza,
oltre a prendere i fondi europei, oltre alla mecenazione, oltre alla programmazione, oltre all'individuazione nuova della di sviluppo. Noi dobbiamo anche dire però un'altra cosa, noi dobbiamo fare le nostre riforme. 8.000 comuni in Italia, come li abbiamo conosciuti, non reggono più. Non reggono più. A maggior ragione lo dico, nelle realtà dove non ci sono le città metropolitane. Perché anche il dibattito dentro l'ANCI, il vostro sindaco lo confermerà, è molto sulle città metropolitane, ma le città metropolitane sono in 10 delle 100 province. E gli altri 90? E il rapporto della città capoluogo con il resto del territorio, che cosa succede? Ad esempio, io penso che noi abbiamo bisogno di una nuova legge, che penso, penso sul quale sto lavorando, che spinga ulteriormente in maniera molto più incisiva sulle unioni e sulle fusioni dei comuni, togliendo l'elemento demografico, perché il problema non è unire i comuni sotto i 5.000 abitanti, il problema è unire i comuni per bacino omogeneo. E quindi ridisegnare territorio per territorio, il territorio per bacino omogeneo, e lasciare ai comuni e ai sindaci l'autonomia di scegliere quella la strada giusta, perché in alcuni casi la strada giusta è la fusione, in alcuni casi la strada giusta è l'unione, ma di certo noi non possiamo più pensare di rimanere l'uno per conto nostro, gestire per conto nostro le nostre cose. Anche dal punto di vista urbanistico, l'idea che ogni comune si fa il suo piano regolatore per conto suo, al di là di quello che succede intorno, è un'idea vecchia, stravecchia. O noi anche la previsione urbanistica la rifacciamo per bacini omogenei, o altrimenti rischiamo di ricommettere gli errori del passato. E quindi questa esigenza di mettere insieme i comuni, o unioni o fusioni, è chiaro che la fusione è molto alta come scelta, no? Io ad esempio penso che le fusioni funzionano dove tu hai comuni piccoli molto simili, o medi ma simili, e le unioni invece funzionano nei bacini omogenei dove c'è una città che perno, che è oggettivamente perno. Noi ad esempio abbiamo scelto questa strada, abbiamo fatto l'unione dei comuni con Gabice, Gradale e Barroccio, perché è una realtà molto omogenea, ma è chiaro che Pesaro ha quasi 100.000 abitanti, gli altri complessivamente fanno 15 abitanti, quindi è evidente che gravitano su Pesaro. Perché secondo me le unioni funzionano molto se hanno un nucleo. Ma questa è la mia opinione. La proposta che faremo è quella di ridisegnare ambiti omogenei, togliere l'aspetto demografico e lasciare l'autonomia di scelta ai sindaci, ma bisogna andare o verso l'unione dei comuni o verso le fusioni dei comuni. Al tempo stesso, lo dico qua, noi pensiamo che dopo lo svuotamento delle province le regioni possono rimanere quelle che sono? Io abito, parlo delle Marche. Possiamo pensare, so bene che è stato messo sul carro delle riforme atomiche, sa qualcosa, molta carne al fuoco, però io non penso che una regione come le Marche di 1,5 milioni di abitanti possa reggere a lungo. Le regioni quando sono nate nel 70, sono nate che non c'era né l'Europa né la globalizzazione. E quindi oggi avere regioni più grandi non è solo una questione di risparmio, no? Tutti dicono che è un consiglio regionale, no? Sì. Ma non è questa la questione, è una questione di competitività territoriale. Perché le regioni europee non hanno le dimensioni italiane. Spesso e volentieri le regioni italiane sono le province europee. Allora, questo tema ce lo vogliamo porre o vogliamo che sia di nuovo Rick e Stella a dettarci l'agenda magari tra qualche mese, quando saranno staccati di attaccare le province? Allora, se noi vogliamo essere innovativi abbiamo bisogno anche di capire qual è il contorno istituzionale amministrativo dentro il quale portiamo avanti le nostre battaglie. Sono stato la settimana scorsa al funerale di un vecchio socialista di Pesaro e la cosa che mi è rimasta impresso della giornata funebre, che alcuni compagni che avevano fatto con lui questa storia, è stata, era nato, lui ha fatto il vice sindaco per 20 anni a Pesaro, e dice: ogni volta che parlava delle piccole cose delle quali si occupava l'amministratore, le inseriva sempre dentro il suo contesto ideale, che in quel caso era il socialismo. Allora, noi non siamo, la mia non è una visione ideologica, ma una visione ideale, strategica, di futuro, dentro le quali noi ci inseriamo le nostre piccole cose, bisogna che ce l'abbiamo.
perché altrimenti anche le piccole cose non si capisce in che direzione vanno. E se noi vogliamo raccontare le piccole cose, una visione dobbiamo averla, perché altrimenti le piccole cose non riusciamo neanche a raccontarle, non riusciamo a farle capire che sono piccoli passi di un percorso che vogliamo far fare alle nostre terre. Allora, credo che l'incontro di oggi sia un incontro per voi molto utile. Ho sentito idee molto interessanti. Pescara è una grande città, un riferimento di questa parte dell'Adriatico. Abbiamo sicuramente cose sulle quali possiamo lavorare in comune. Avete una bella classe dirigente molto giovane e rinnovata, e questo secondo me non guasta. Fatemelo dire, perché voi avete vinto la regione qua e è stata una grande riconquista. Noi ci affrontiamo le regionali con il presidente uscente che ha governato 10 anni col centro-sinistra da presidente, ha fatto 15 anni il vicepresidente che vuole candidarsi col centro-destra perché non gli abbiamo fatto fare il terzo mandato, no? Quindi, per dare l'idea di quanto è complicato rinnovare e cambiare l'Italia. Quindi faccio esempi di casa mia per dare l'idea di cosa sta succedendo. Allora, quando nei territori si riesce gradualmente, nel merito, con battaglie politiche, con lavoro, a portare avanti un cambio generazionale, non è garanzia di successo, però sicuramente l'infa nuova che si dà alla nostra causa, secondo me i territori ne possono soltanto beneficiare. Quindi queste sono alcune cose che volevo dirvi. Se avrete voglia di confrontarvi, sicuramente avremo altre occasioni. Avrò molto da imparare dalle cose che state portando avanti a Pescara, magari sul lungomare, sul centro, su altre cose dove potremo prendere molti spunti. Sulle periferie oggettivamente possiamo darvi qualche elemento di diciamo di paragone positivo, magari dal quale prendere qualche spunto, e soprattutto dobbiamo provare a lavorare insieme dentro questo grande progetto della macro regione Adriatico-Ionica, perché noi abbiamo una carta in più da giocare. Se non ce la giochiamo non possiamo lamentarci con nessuno, ma dobbiamo lamentarci solo con noi stessi. Quindi grazie per questa occasione, buon lavoro a tutti noi e bocca al lupo per la città di Pescara. Io sì, infatti signora, stavo dicendo questo, che c'era qualche domanda dal pubblico. Come mai? E intanto perché ogni volta che parlo di Pesaro mi confondono con Pescara. E viceversa. E anche perché il sindaco di Catania, c'è stata una gang in direzione nazionale con il suo bianco, tutta la direzione mi ha detto. Non so se era più piaciuto il Catania con il Pescara, ho capito dopo che faceva riferimento al Pescara, mi diceva che gli abbiamo dato domenica, io il gol visto anche in Serie D, la dispesa in Serie D, ho capito dopo che mi ha confuso col sindaco di Pescara, quindi un motivo è anche perché siamo città simili dal punto di vista demografico. E perché secondo me voi potete darci qualche dritta su come rilanciare, no, su alcune cose sì, su altre sicuramente il contrario. Io devo rilanciare il centro al mare, ma a me mi hanno detto ad esempio che a Pescara c'è una bella mobilia, vero? Sì, è vero, molto meglio di Pesaro. Io a Pesaro voglio la città più vivace, quindi stasera intanto imparo che cos'è la mobilia pescarese. Grazie veramente, buona serata.